Bello questo parco pubblico. Ma cosa stai dicendo? È un cimitero! Ah sì? Eh sì! Buongiorno dai due in cammino. Stai Perché siamo in un fare? posto dove meglio non gridare. Svegliamo Siamo qualcuno? al quartiere del Garignano a Milano e questo è il cimitero maggiore, o anche detto cimitero del Musocco. Oggi facciamo una breve visita e riparleremo un po'. Va bene. Questo è l'ingresso del Musocco visto dall'interno. Questo cimitero fu inaugurato nel 1895 con uno scopo ben preciso: raccogliere tutti i resti contenuti nei piccoli cimiteri di quartiere milanesi. Perché all'inizio questi cimiteri di quartiere sorgevano in zone isolate della città, ma poi con l'espansione edilizia finirono per trovarsi in piena città. Venne realizzato questo imponente cimitero, che è il cimitero più grande di Milano, che nacque inizialmente con una superficie di circa 400.000 metri quadri, ma fu ingrandito più volte fino al livello attuale, dove passa i 675.000 metri quadri. Fu costruito in realtà nel territorio del comune di Musocco, che non faceva ancora parte di Milano. Per cui fu costruito qui, in questa zona che è sopraelevata rispetto alla falda acquifera, e un terreno non era paludoso, diciamo, era stata identificata come zona non paludosa, per cui adatta alle sepolture. E qui un tempo c'era il bosco della Merlata, che era un bosco famoso per la presenza di briganti. Poi, a seguito della legge forestale 3917, nel 1877 questo bosco fu completamente distrutto. Diciamo che quella legge, un po' infausta, tolse il vincolo a tutti i boschi di pianura. Siamo sul viale principale. E ricordiamo che all'interno del cimitero maggiore è previsto anche un servizio di navetta per aiutare negli spostamenti delle persone magari un po' più in là quegli anni. Quando fu inaugurato il cimitero, il Comune di Milano, in collaborazione con la Edison, istituì un servizio di linea tranviaria che aveva una particolarità. Tu sai qual era la particolarità? Esatto, aveva queste carrozze nere. Partiva da Via Bramante, si fermava a Porta Romana, dove c'era una stazione funeraria, era chiamata stazione funeraria. E se vi chiedete che fine abbia fatto quella stazione, oggi la stazione funeraria di Porta Romana ospita le Terme di Milano. Per cui se andate alle Terme di Milano fateci un pensierino su cosa c'era prima lì. E per cui c'era questo servizio di tram, che poi alla fine fu sospeso nel 1925. Diciamo che con questa estensione di terreno fu facile riuscire a inglobare tutti i vecchi piccoli cimiteri di quartiere. Per cui il cimitero maggiore, tra l'altro, sostituì il cimitero di San Rocco al Vigentino, che era già stato chiuso nel 1825, però fu riaperto per ospitare, pensate, le sepolture dei morti delle 5 giornate di Milano. Poi il cimitero di Porta Garibaldi, detto la Moiazza, il cimitero di Porta Ticinese, il Gentino, lo chiamavano, il cimitero di Porta Magenta, cioè il Foppone, e il cimitero di Porta Vittoria o Porta Tosa, e altri piccoli cimiteri che esistevano un tempo dentro Milano. Il cimitero maggiore è nato con uno scopo diverso dal cimitero monumentale, perché serviva più che altro per raccogliere i defunti delle varie zone di Milano. Per cui le tombe di famiglia,
quelle perenni sono veramente poche rispetto a quelle che potete trovare al cimitero monumentale. Qui più che altro c'erano i campi per i defunti con rotazione decennale, però da quando è iniziato a prendere piede la cremazione, la rotazione anche qui al maggiore si è allungata, per cui avevo molto più di 10 anni. E non posso dire che si sia spopolato perché è un cimitero. In realtà è stato calcolato che contiene circa 500.000 defunti questo cimitero. Però, come potete vedere anche più avanti, non c'è una grandissima densità di tombe. In alcuni tratti ricorda più un giardino che un cimitero. Tant'è che non è insolito vedere gente che fa jogging. E noi la scorsa tarda primavera ci abbiamo visto anche gente che prendeva il sole. Noi possiamo andarci a bere la birra. No, bere la birra no, perché è comunque un cimitero, un minimo di rispetto va portato. Come potete vedere è caratterizzato da ampi spazi aperti, vedete anche qui. E questa è la zona con le sepolture degli ordini religiosi. Qui ci sono molte congregazioni di suore, di frati, di sacerdoti, e per cui tutte queste tombe sono tutte uguali. Tutto sommato, rispetto al cimitero monumentale, qui le sculture sono più discrete e non ci sono quei capricci architettonici un po' particolari, in quello stile assiro-milanese è stato chiamato, che ricorda anche la stazione centrale, se ci fate caso. Parecchi monumenti del cimitero monumentale un po' ricordano la stazione centrale e viceversa. Per esempio, ricordo quello con i buoi. Poi l'andremo a vedere. Andremo a vedere anche quello? Torneremo anche a quello, perché al cimitero monumentale, tra l'altro, organizzano visite guidate, sono sia quelle a pagamento, che abbiamo visto che sono anche quelle gratuite. Per esempio, noi abbiamo partecipato a una visita guidata che comprendeva anche il tempio crematorio che c'è nella parte posteriore del cimitero. Sì, interessante, però un pochino particolare, no? Forse non adatta a tutti i gusti. A lei è piaciuta tanto, inutile dirlo, però. E qui. Continuate a vedere, i campi di sepoltura sono intervallati da questi spazi, di questi giardini dietro, per esempio là ci sono le panchine sotto gli alberi, per cui uno il pomeriggio può venire qua a leggere un libro in santa pace, proprio il caso di dirlo. E siamo quasi arrivati allo stadio centrale. Come dicevo, c'è gente che corre, seguita anche dall'appoggio in bicicletta. No, bicicletta no, dai. Correre sì. Dallo stadio centrale in poi, come potete vedere, sembra tutto giardino. Là, panchine, alberi. Le sepolture, diciamo, sono relegate ai lati. E questo è un servizio di mobilità. Chi è seppellito al cimitero Maggiore? Allora, pare che ci siano diversi calciatori delle squadre di calcio milanesi, ma soprattutto danzatori, cantanti, personaggi del mondo dello spettacolo, immagino il mondo dello spettacolo più locale che nazionale, e anche vittime e carnefici della stagione di piombo, a quanto pare. Ci sono dei totem all'ingresso in modo che permettono di rintracciare le varie sepolture, che comunque grande, veramente grande. Anche se, come ho già detto, dallo stadio centrale in poi è più un giardino che un cimitero. E lì è una delle tante fermate dell'autobus, perché come ho già detto, qua passa l'autobus per aiutare le persone con qualche problema di mobilità a andare a visitare i propri cari. No, complessivamente ha più l'atmosfera di un giardino che di un cimitero. Thank you.
poche centinaia di metri dal cimitero maggiore c'è un gioiellino poco noto, che è la Certosa di Garegnano o Certosa di Milano, che noi abbiamo già visto quando abbiamo fatto il cammino di Sant'Agostino, perché nell'ultima tappa si passa anche di qui, per poi finire in Piazza Duomo a Milano. E ora andiamo a visitarla se è aperta. Purtroppo oggi rimane solo la chiesa e il chiostro minore, che è quello lì. Perché il chiostro maggiore è stato demolito alla fine del XIX secolo e oggi come oggi ci passa sopra lo svincolo autostradale. Come potete vedere è proprio piccolo.